Ritroviamo in collegamento telefonico la senatrice del Movimento 5 Stelle, Paola Taverna. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno Taverna, come va questa inchiesta Consip? Come procede? Che sensazioni le dà? Stiamo a vedere, vedo le difese dell'amico Renzi, perché ormai questo qui non è più presidente del Consiglio, non è più segretario di partito, però è in televisione a difendere a spada tratta il suo amico. E mentre Gentiloni rimane lì a guardare quello che succede. Noi mercoledì votiamo la mozione di sfiducia, io voglio vedere anche gli scissati gli scissionisti. Emiliano, a Emiliano ha detto dovrebbe sacrificarsi Lotti, quindi anche nel PD c'è qualche divisione sulla vicenda. Non è una questione di sacrificare qualcuno, è un filino di dignità nel rendersi credibili nei confronti del paese. Allora, questi hanno occupato abusivamente per la quarta volta il governo, hanno detto che stanno qui fino al 2018, non si vogliono equiparare la pensione con i cittadini, c'è un ministro, poi il ministro dello sport, ricordiamo anche questo, perché questa difesa senza confini nei confronti di un ministro che poi non è proprio così fondamentale nella vita di un governo, invece no, assolutamente Lotti non si deve toccare. E poi o Lotti è un bugiardo che sta mentendo dicendo che non ha fatto rivelazioni, o è un bugiardo marrone, quindi la D di Consip, uno dei due deve saltare, mentre invece fanno il gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, no? Allora Padoan protegge Marroni e dice no, Marroni non ti tocca, Renzi protegge Lotti e dice no, Lotti ha tutta la nostra credibilità. Insomma, noi abbiamo un'inchiesta, un amministratore delegato che ha fatto bonificare i suoi uffici dopo una soffiata per sue dichiarazioni avuta dal ministro Lotti, un ministro che dice no, non è vero e rimane lì, stanno tutti lì, non è successo niente in Italia, uno scandalo, 1,7 miliardi, il più grande appalto, però tutti fermi, tutti buoni, tutti aspettando chissà che cosa, poi vedrà che non è colpa di nessuno, le cimici un giorno Marroni ha avuto un sogno e ha detto ma facciamo una bonifica, sono abbastanza ridicoli. Può darsi che magari un sogno rivelatore il giorno dopo ha detto ma facciamo questa prova. Il problema è che però quando è andato dai PM ha detto che gliel'aveva detto Lotti, quindi oltre il sogno rivelatore c'è avuto anche un attimo di pazzia totale quando ha fatto le dichiarazioni davanti al pubblico ministero. No, non regge nulla, non reggono le giustificazioni, non reggono gli incontri, e poi ci sono veramente in mezzo tutti. Adesso quello che sarà dal punto di vista legale e penale il percorso dell'indagine, io non mi permetto, aspetto i giudici ovviamente, però dal punto di vista politico io credo che la situazione sia imbarazzante, eppure stanno tutti lì che li difendono, spada tratta, avete ricomparsa anche la Boschi. Tutti in campo con Lotti, come il cartone animato. Sì, tutti in campo con Lotti, ma infatti sono un po' un cartone animato, anche nelle immagini, dai, Renzi ce l'ha abbastanza, la fisionomia dei personaggi, dei cartoni animati, quelli giapponesi, così con questa faccetta, il capello nero, vabbè. Del ritorno pubblico della Boschi che pensa, Taverna? Non lo capisco, cioè, volessi far del male da soli. Questa fa 3 mesi che non parla, faceva bene a non parlare prima, durante e dopo, e la mandano in onda adesso, ma forse perché solo lei ancora difende Lotti, forse perché, visto che gira la voce che tra lei e Lotti non c'è, ma questi sono proprio pettegolezzi da sala fumatori dei palazzi, non corre buon sangue, forse volevano smentire il fatto che ci fosse questa spaccatura anche tra il Giglio Magico, che perde sempre più petali, è rimasto un ramoscello lì appassito, una cosa triste, cioè Ale dice sempre il crisantemo, no? Un crisantemo appassito, dal Giglio Magico al crisantemo appassito. Nel Giglio Magico ci sarebbero stati la Boschi, Lotti. Allora, c'è la Boschi, Lotti, c'è Bannoni, Ubliacqua, quindi a capo di una delle partecipate più importanti della giunta Nardella, ma c'è anche lo stesso Verdini, che ieri difendeva Lotti, persona assolutamente stimabile e eticamente corretta, c'è il papà di Renzi, signori miei, cioè, c'è Russo, stanno tutti lì. Cioè, noi abbiamo l'Italia in mano a tre paesi, il triangolo tutto a Firenze, cioè tutto lì, tutto in Toscana.
Ma in Sono loro, Senato sempre loro. i numeri ci sono per questa mozione di sfiducia? No? Oppure se, cioè, sarà un testa a testa all'ultimo voto? Allora, parliamoci chiaro, quando si fa una mozione di sfiducia individuale non si mette in discussione il governo, si mette in discussione un suo componente, Sì. quindi anche nell'eventualità in maniera onesta si decidesse a procedere alla votazione per chiunque lo votasse farebbe esclusivamente il bene del paese. E poi stacchiamoci anche da questo concetto, lo votano o non lo votano a seconda della corrente alla quale appartengono, della convenienza politica. Poi noi siamo davanti a un paese al quale dobbiamo affidare un governo quantomeno credibile e scevro da dubbi che ci sia un ministro che in qualità di ministro è a conoscenza o può venire a conoscenza di informazioni riservate e che al momento dalle dichiarazioni di Marroni sembra averne fatto parte anche coloro che erano sottoposti all'indagine. Io non credo che sia una situazione carina, allora che facciamo? Non ci fidiamo più comunque di un ministro quando ci saranno delle informazioni importanti, lo facciamo uscire in attesa di sapere se è vero o meno che va a fare la spia, cioè aspettiamo la giustizia e poi se non ha fatto nulla, ben venga che sia reintegrato all'interno del contesto del suo partito o per quella che sarà la vita prossima del Partito Democratico, cioè, ma perché ce lo dobbiamo tenere ora? No, io vorrei capire una sola ragione per la quale Lotti non debba fare un passo indietro, oppure lo facciano fare a Marroni, dei due l'uno. Cioè, non è possibile che entrambi in una situazione dove si accusano a vicenda rimangano nei posti che occupano. Non, cioè, non è concepibile. Ma aiuta a capire una cosa, perché io da cittadino adesso dico anche a livello di immagine, no? A livello di immagine, se Lotti adesso dicesse: sono indagato, sono innocente, ma mi dimetto da ministro dello sport, non avrebbero anche un ritorno a livello elettorale? Cioè, perché questo restare attaccati ad una carica che poi fondamentalmente, come lei stessa anche ricordava, non parliamo del ministro degli interni o degli esteri, parliamo di un ministero Ma questa importante. È la domanda che ci facciamo anche Ma a noi livello e dimmi. strategico, a livello, cioè, se io fossi adesso uno del PD, direi a Lotti: dimettiti, cavalchiamo questa cosa, ci guadagniamo voti sopra. Ne parlo in modo adesso banale, Allora, ma quali fondamentalmente questa è la potrebbero cosa. essere delle congetture così totalmente prive di. Adesso stiamo facendo un discorso proprio in base agli elementi che abbiamo. Sì. Allora, o non possiamo togliere Lotti, non possono togliere Lotti perché Lotti è a conoscenza di situazioni per le quali dice no, aspetta, non mi spostate perché se io mi sono mosso così probabilmente l'ho fatto perché avevo altre persone, perché poi lì c'è la figura del papà di Renzi ancora molto confusa nella sua azione. E dall'altra parte c'è Marroni che avrà fatto probabilmente il discorso, ma come funziona? Qui tutti mi vengono a chiedere favori, io non li faccio, almeno questo è quello che lui dice, però neanche li denuncia e questa è una cosa gravissima per la quale già dovrebbe essere rimosso dal suo ruolo. Ricordiamo che la Consip, signori, muove 40 miliardi di acquisti per la pubblica amministrazione, dovrebbe essere cioè, la centrale degli acquisti con la quale si è pensato di evitare proprio quello che invece sta accadendo. Che ci fosse, cioè, tutto questo va assolutamente a svantaggio di quegli imprenditori onesti che provano a partecipare a bande di garo, magari per poter lavorare con la pubblica amministrazione e Sì. che si vedono davanti alla spartizione perché tu sei l'amico di, perché tu conosci Tizio, perché tu conosci Caio. Questa è l'attuale fotografia di questa situazione. E tu dici, bene, perché allora non togliamo quantomeno il dubbio e non permettiamo alla giustizia di fare il suo corso senza trovare anche un movimento come il nostro che ti dice che vuol dire? Perché ce l'avete ancora qui? Qual è il vero interesse? Forse Però non è dato sapere. Taverna non lo fanno dimettere perché quella che è la critica che oggi il Partito Democratico muove nei vostri confronti sulla vicenda Lotti, vi dicono: ah, perché siete garantisti a fasi alterne, gli si ritorcerebbe sostanzialmente contro a quel punto. Qualcuno potrebbe accusarli di essere non più garantisti per convenienza politica. Ma ribadisco, ma stiamo pensando a quello che conviene al Partito Democratico per il suo giochetto politico o quello che bisognerebbe fare nei confronti del Paese, perché questo è un governo che ha nostra totale impossibilità di sovvertire le situazioni, starà qui per un altro anno. Ma a me che me ne frega loro quel che discorsi stanno facendo? Io voglio un governo che non sia compromesso
da dubbi che c'è un ministro che sta lo spione in giro. Non lo voglio, voglio aspettare la magistratura, voglio essere sicuro che questa cosa non sia accaduta. E poi quanti anni c'ha Lotti? E che qual è il problema? Se perde la posizione adesso, che non ritroverà qualche altro posticino dove lo infilano? Figurati, era sottosegretario, poi è diventato ministro, quello era ministro, poi è diventata sottosegretario. Fanno come gli pare, però almeno la decenza, mentre sei sotto indagine, uno scandalo così esteso in tutte le persone più vicine all'ex presidente del Consiglio, ma proprio come dici tu, ma strategia politica, ma fatti un attimo da parte. Ma lascia veramente agli italiani la possibilità di dirlo. Vedi, una volta il Partito Democratico ha fatto la nostra, poi però nei confronti di altri ministri hanno agito differentemente, non ce lo scordiamo, nei confronti di Lupi, che per me andava bene così, però stavolta Lotti no, con Lotti non si può fare. Sì, Lupi e Cancellieri via, Lotti no. Lotti no, Lupi via, Lotti no, chi era quell'altro, sempre dello sport, Josefa Idem, esatto. Anche lei venne allontanata in maniera molto veloce. Lotti no. Beh, ma il Giglio Magico è sempre stato molto coeso nel proteggersi a vicenda. Taverna, prima di salutarci, perché l'Italia non è un paese per donne? Ieri l'ha scritto su Non è un paese per donne, ma io l'ho vissuto sulla mia pelle, con la mia vita, con dover conciliare il lavoro e il bambino, con una separazione senza l'aiuto di nessuno se non quello familiare. Se non hai una famiglia alle spalle, non hai la possibilità di fare un figlio, non hai la possibilità probabilmente neanche di farsi famiglia. Parliamoci chiaro, io sfido chiunque mi sta ascoltando adesso, donna che non sa che se non c'è mamma, se non c'è la cuocera, se non hai comunque un welfare familiare che ti consente di dire me lo vai a prendere a scuola, cioè il paese non ti dà nulla, non ti dà assolutamente nulla. Tutto quello che hanno fatto credo che sia il minimo storico. Noi siamo ancora, leggevo ieri appunto tutti i dati che vengono fuori dall'OCSE, dall'Istat, siamo agli ultimi posti, ma si vede e lo si vive. Tirare avanti una famiglia e far crescere un figlio credo che sia uno dei gesti più eroici che può fare una famiglia italiana in questo momento, veramente, anche semplicemente mettersi seduti una coppia e dire facciamo un bambino, ok, è un atto di coraggio incredibile. Sai che da lì per i prossimi 22 anni, tu sei 25 anni, ti sei veramente azzerato la vita, perché non c'è nessun aiuto da parte dello Stato, nessuno. La Lorenzin ha pensato bene di fare dei provvedimenti relativi alla... ormai al Fertility Day, demografico, no? sì, il Fertility Day fu una delle cose veramente di una tristezza infinita. Io l'ho letto e tra i tanti ricordiamoci che se fai un figlio superato i 35 anni non è perché prima non hai la possibilità di crearti una situazione per dare una sicurezza anche al figlio che vuoi mettere al mondo, è perché siamo delle primitere attentate che hanno deciso di mettere davanti il loro, la loro vita personale, la loro carriera, come se una donna riuscisse a fare carriera in Italia, piuttosto che la maternità e la famiglia. È veramente triste come veniamo ancora viste, ma come viene vista la famiglia, perché poi io non sono una femminista, tra virgolette, sì. Io sono una per la vita normale degli esseri umani. Oggi i padri, quanto le madri, sanno quanto è difficile portare avanti un bambino. Va bene, salutarci, ma quel Berlusconi da McDonald's come l'ha visto? Un'immagine... Non l'ho visto, non lo so, lo sta dicendo lei stamattina, c'era il DDL penale, circola, circola una fotografia di Berlusconi che domenica è andato al McDonald's e quindi c'è questa fotografia dell'ex premier seduto in un tavolino, mesto lì a guardare il menù del McDonald's, sembra che poi abbia preso una spremuta d'arancia. Si fanno ironie. Che dobbiamo fare una notizia. Anche questo è vero. Anche questo è un bel interrogativo. Taverna, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata, un saluto. Ciao.